Bentornato o benvenuto, io sono Luca e in questo canale parliamo di astronomia. Oggi scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare in cielo la prossima notte. Oggi è giovedì 6 febbraio 2020, quarto giorno della sesta settimana, 37esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.885. Il Sole è nel Capricorno e transiterà per il meridiano alle 12.28. Dalle 14.16 gli farà compagnia per tutto il pomeriggio anche la Luna gibbosa crescente, fino alle 17.29 quando la nostra stella toccherà l'orizzonte con l'ultimo suo lembo, dopo averci dato luce per 10 ore e 2 minuti. Se questa sera il cielo sarà bello terso anche verso l'orizzonte, potrai approfittarne per osservare Mercurio. Devi recarti in un posto che ti permette di avere la visuale libera da palazzi, monti o altro ancora. Può essere la cima di una collina o una montagna, ma in realtà basterebbe la terrazza di un palazzo abbastanza alto che ti dia la possibilità di osservare tra ovest e sud-ovest, dove tramonta il sole in questo periodo per capirci. Tre quarti d'ora dopo che il sole sarà scomparso, le stelle più brillanti saranno visibili. Saranno poche, ma si potranno riconoscere alcune costellazioni. Ci sarà anche la Luna, a quell'ora facilmente individuabile verso est. Si potrà scorgere Venere, come abbiamo già visto nelle scorse settimane, brillante tra ovest e sud-ovest, a circa 30 gradi di altezza dall'orizzonte. È il terzo astro del cielo per brillantezza, preceduto solo dalla Luna e dal Sole. Poco meno di 10 gradi dall'orizzonte, un po' più a occidente rispetto a Venere, c'è Mercurio. Avvolto ancora tra le prime luci del giorno, sarà visibile solo in assenza di nubi, foschie e smog all'orizzonte. Per vederlo conviene recarsi nel luogo prescelto, un po' prima del tramonto, così da ammirare ed apprezzare il variopinto susseguirsi del dì e della notte e scorgere appena possibile prima la comparsa di Venere in cielo e successivamente quella di Mercurio. Sarà bello osservarlo fino a quando sparirà tra i monti o tra le forme e le luci appena accese dalle nostre città. La notte astronomica comincerà alle 19.09 minuti. La Luna è la protagonista di queste notti, prossime alla sua pienezza. Passerà al meridiano alle 22.13, illuminata al 93%. Come ieri, si trova nella costellazione dei Gemelli, nel bel mezzo dell'esagono invernale. Uno splendido asterismo formato dalle stelle più luminose delle costellazioni dei Gemelli, del Cane Minore, del Cane Maggiore, di Orione, del Toro e di Auriga. La Luna impiega quasi 27 giorni e 8 ore per tornare nella stessa posizione del cielo, per esempio in quella che vedrete stasera a mezzanotte, ma a differenza di oggi, tra 27 giorni e 8 ore non si troverà nella stessa fase, anzi sarà un po' meno panciuta. Questo accade perché nel frattempo la Luna insieme alla Terra si è spostata lungo l'orbita di rivoluzione attorno al Sole e ciò fa sì che il ciclo delle fasi lunari duri circa 29 giorni e mezzo. La notte astronomica termina alle 5.47. Domani 7 febbraio, guardando verso ovest, vedremo la costellazione del Leone che si avvicina al suo tramonto. La prima a scendere sotto l'orizzonte sarà la splendente Regolo, quando oramai il sole sarà già sorto. Guardando tra sud e sud-est, vediamo due costellazioni che abbiamo incontrato le scorse settimane, lo Scorpione e il Sagittario. Rispetto all'inizio dell'anno, al sorgere del sole, lo Scorpione è sempre più prossimo al sud, mentre il Sagittario man mano si rende sempre più visibile. Tra queste costellazioni possiamo trovare Marte, che in realtà è nella costellazione del Serpentario, ma lo abbiamo visto transitare per lo Scorpione, e Giove, nel Sagittario, nella quale ci sta anche Saturno, ancora poco visibile, ma che vedremo presto comparire in cielo la mattina. La Luna ci lascerà alle 6.10 tra le primissime luci dell'alba, mentre alle 7.26 il Sole tornerà a farci compagnia. A questo punto non mi rimane che augurarvi come sempre buonanotte e buone stelle.